In terapia breve, deve venire tutta la famiglia? Dipende. Generalmente no, in terapia breve non è necessario che venga tutta la famiglia, ma in realtà dipende un pochino da quello che c'è da fare. A volte può essere la persona che sceglie di venire con tutta la famiglia perché sente la necessità di portare diversi membri della famiglia o alcuni membri della famiglia all'interno della terapia. Altre volte invece è il terapeuta che chiede alla persona che viene per la prima volta di venire la volta successiva con uno o più altri membri della famiglia perché ritiene che possano essere molto utili per risolvere più velocemente il problema. Sicuramente le terapie brevi, la maggior parte di esse, sono degli approcci sistemici. Sistemici significa che tengono conto di tutto il sistema, di tutti i sistemi, tra cui quello familiare, in cui il paziente, il cliente, la persona che viene, si pone. Però non è necessariamente una terapia familiare, che invece significa che in terapia devono vedere tutti i membri della famiglia. Insomma, per tirare le somme, in terapia breve è possibile che sia richiesta di vedere tutta la famiglia, ma non è necessario. Se avete il dubbio se andare in terapia breve con tutta la famiglia, o solo voi, o solo i coniugi, o solo i figli, chiedetelo al terapeuta breve, vi darà lui l'indicazione, quantomeno per fare la prima seduta e poi per vedere quelle successive. Ciao e al prossimo video! Per qua, se sentito questo.